Non so voi, ma io ultimamente ho YouTube, TikTok e Instagram che sono pieni di queste ragazze che fanno vedere la propria giornata. Fanno vedere dal primo momento in cui si svegliano, super produttive, subito hanno delle camere super ordinate, fanno vedere la propria colazione, super salutare, ricca e sembra anche molto appetitosa. Il loro allenamento, come hanno dei corpi spettacolari. E questo negli ultimi tempi, soprattutto su YouTube, è diventato un trend. Questa è, diciamo, la mia guida, o meglio, dei semplici step per diventare quella ragazza, nonché la versione migliore di noi stesse. Bentornati o benvenuti al mio canale. Io sono Alessia e se ancora mi conoscete vi consiglio di andarmi a seguire su Instagram, c'è il link qui sotto, e qui sono apparsi i miei nuovi social. Come avete letto dal titolo, visto la copertina anche di queste prime clip, oggi cercherò di diventare quella ragazza, o meglio, cercherò di prendere questi step e incorporarli nella vita di tutti i giorni per, diciamo, diventare, come ho già detto, la versione migliore di me stessa. La vita di nessuno è perfetta per quanto si vuole, diciamo, trasmettere questa idea sui social. Questo perché ovviamente tutti sui social vogliamo mostrare, diciamo, la parte migliore della nostra vita, la parte migliore di noi stesse. Un semplice esempio: se facciamo delle foto, andiamo a scegliere le più belle, non andiamo a mettere magari quelle venute male, quelle in cui ci muoviamo, facciamo delle smorfie. Quindi spero che abbiate capito il mio punto di vista. Ovvero, vedo questo trend come una motivazione per lasciare da parte tutte quelle abitudini nocive, come ad esempio stare troppo al telefono, non muoversi, mangiare, diciamo, in maniera non salutare e tutte queste cose qui. Ovviamente io, devo ammetterlo, sono la prima che sempre sui social condivide ad esempio i miei sgarbi quando vado a mangiare il sushi, quando vado a fare gli aperitivi con i miei amici, eccetera eccetera. Spero vivamente che da questo video nessuno vada a pensare che io abbia una vita perfetta, che io mangio sempre frutta e verdura, che sono sempre felice e contenta. No, abbiamo tutti degli alti e bassi. Quindi spero che questo video vi piaccia, spero che abbiate capito il mio punto di vista. E niente, buona visione. Non da sottovalutare è il sonno e quanto noi ci riposiamo. Infatti io cerco di dormire 7 ore e mezza, 8 a notte. E infatti il primo giorno in cui mi sono svegliata presto, diciamo, è stato un po' devastante. Allora, dato che mi sono dimenticata di dire un po' di cose, apparirò ogni tanto nel video. Secondo me è molto importante anche avere una routine mattutina. Devo dire la verità, l'ultimo video che ho postato è stato proprio una morning routine e editandola mi sono resa conto di quanto le mie mattine fossero non produttive e all'insieme, diciamo, per dormire devo stare a letto tutto il giorno. Quindi ho deciso di prendere un po' in mano le cose e cambiarle. E sempre a partire da questo video e adesso vedrete infatti un mini video delle mie nuove mattine. Direi che è arrivato il momento di rifare questo coso.
malata dell'ordine o cosa, ma adoro avere intorno a me uno spazio sempre ordinato, sempre pulito, anche se ogni tanto devo ammettere che creo dei casini assurdi. Infatti adesso mi state vedendo rifare il letto, mettere a posto la mia camera, fare diciamo la cucina, pulire i piatti e mettere tutto a posto. Non è lo stesso giorno, infatti mi vedete struccata ed è circa un'ora prima che io devo pubblicare il video, quindi sto anche un pochino in fretta. E allora, in questo segmento vedrete come io sto cercando di mantenere comunque un'alimentazione equilibrata, sana. Mangio tante verdure e frutta, però come ho già detto all'inizio, non mangio solo e solamente questo. Anche io, diciamo, ascolto il mio corpo, se io voglio un pezzetto di cioccolato, non mangio un pezzetto di cioccolato. Ammetto dopo di sentirmi un po' in colpa, però non posso sempre stare, diciamo, a regime, anche perché ho scoperto che questa cosa, ovvero quella dello stare troppo, diciamo, attenti alla dieta, con l'andare del tempo e anche, diciamo, con l'aumentare della gravità, potrebbe sfociare in un disturbo alimentare e non voglio assolutamente, diciamo, averlo. Allora, com'è percepibile dalla mia voce affannata e dal mio viso rosso come un pomodoro, ho appena finito di fare, diciamo, la mia camminata e adesso convertirò i chilometri in passi, perché o non sono capace io a cercarlo sull'Apple Watch o non lo dice. Sono 3800 passi per arrivare, diciamo, alla soglia dei 9000 al giorno. Però diciamo che per essermi svegliata da neanche troppo tempo ed essere ancora prima di pranzo, va benissimo. Tanto tutta la giornata per continuare a camminare. E niente. Adesso mi voglio misurare il battito. 113 BPM. E mi devo fare una doccia. Io in tutto questo spero di non essermi abbronzata. Allora, sono appena uscita dalla doccia e diciamo che ho utilizzato questo cosino qui, che non ho la più pallida idea di come si possa chiamare, e lo utilizzo ogni volta che vado a camminare, mi alleno, in generale faccio un po' di attività fisica. Lo passo sulle gambe, soprattutto sul quadricipite, è come tipo un massaggino fatto da questo coso. E poi, dato che dopo mi farò la ceretta molto probabilmente, ho utilizzato il guanto di Crine senza nessuno scrub, solamente quello, diciamo, per esfoliare la pelle e renderla un po' più liscia. Allora, volevo aggiungere a questo segmento che secondo me prendersi cura di se stessi è una cosa che cambia di persona in persona. Per me ad esempio può essere prendermi un pomeriggio per fare dei dolci e cucinarli, perché se mi seguite su Instagram, ma anche qui, sapete benissimo che adoro infornare, impastare, avere comunque le mani in pasta. Come ho già detto, ognuno vede prendersi cura dei propri stessi in modi diversi e a me ad esempio fare delle maschere mi fa sentire bene all'esterno e quindi mi sento bene
con me stessa anche all'interno e si rifletterà nel corso del tempo, nel giorno dopo. Un'altra cosa molto importante è quello di avere delle relazioni sane e mantenerle. Con questo intendo prendere del tempo da passare con i propri amici, le proprie amiche, le persone che vi stanno più a cuore e con cui non vi sentite giudicati, sapete di poter essere voi stessi senza, diciamo, limitazioni. Questo perché secondo me è una grande valvola di sfogo. Ad esempio, io adoro passare del tempo con le mie amiche perché so benissimo che con loro posso dire e fare qualsiasi cosa senza pensare, oddio, ma che sto facendo, oddio, ma mi prenderanno in giro. No, assolutamente. E questo vale anche con la mia famiglia perché sono fortunata di avere un bellissimo rapporto con i miei genitori, i miei nonni, eccetera, eccetera. Quindi so benissimo di potermi sfogare anche con loro, ovviamente senza aver, diciamo, paura di esprimermi. Questo è tutto per il video di oggi, spero vi sia piaciuto. Devo ammettere che mi sono davvero divertita tantissimo a registrare e a editare. Infatti questo video deve uscire mercoledì, sempre se mi seguite su Instagram. Sapevate già che usciva di domenica perché volevo prendere il maggior tempo possibile per dedicarmi a questo video, perché come vi ho detto l'ho davvero adorato e spero davvero di incorporare tutti questi step nella mia vita di tutti i giorni, perché registrandolo e guardandolo mi sento fiera di aver fatto tutte quelle cose. E niente, spero che vi sia stato d'aiuto, che vi abbia divertito, tenuto compagnia, spronato a fare qualcosa, spero, diciamo, nel meglio. E niente, noi ci vediamo mercoledì prossimo a mezzogiorno con un nuovo video.